ma na 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 Buonasera, ben trovati, appuntamento consigliato con 10 domande 10 in Prefettorario ogni lunedì alle 21 in replica la mezzanotte, la domenica alle 18 potete trovarci anche su internet tg10.it e sul profilo facebook 10 domande 10 ne approfitto subito per ringraziare Antonio Burgio e, e Samuele Renna per la preziosa collaborazione che ci danno al fine di andare in onda ne approfitto anche per ringraziare di cuore Eugenio Renna. Oggi parleremo di calcio parleremo di calcio giocato parleremo del Gela che milita nel campionato di 6D con degli obiettivi ben precisi, dichiarati in precampionato non soltanto dai vertici dirigenziali ma anche da coloro i quali si occupano quotidianamente delle sorti del club Bianca e quando parlo di coloro i quali si occupano delle sorti parlo dell'allenatore, del direttore sportivo, dunque di chi fa parte della grande famiglia del Calcio. Oggi ha raggiunto il nostro studio di proprio il direttore del Gera, lui è Giovanni Martello, buonasera, ben trovato. Buonasera Peppe, grazie per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Un Dovere invitarti. È un piacere per un me piacere. essere qui con voi. E allora diciamo poc'anzi che ci sono degli obiettivi ben precisi quest'anno per il gel Abbiamo parlato sempre di salvezza, però dai. Tagliamo dei Saltoro, si punta ai Ma mh, Noi non ci poniamo limiti. L'obiettivo della società è quello di fare un campionato più che dignitoso, valorizzare i giovani, giocare bene, divertire la gente e poi vedremo cammin facendo cosa riusciremo a fare, vedremo il livello del campionato, vedremo le altre squadre. Di sicuro il Gela, il, la squadra di Gela è una squadra importante, una società importante e quindi come tale... Vogliamo fare bene, non vogliamo essere assolutamente da comprimari. Dopo la tempesta pre-campionato, con quello che è accaduto in città, mm. il Gela si scrive, non mm. si scrive, <ride> non parteciperà al campionato, ritiriamo la squadra, adesso a distanza di tempo cosa è accaduto in particolar modo? Cosa ha fatto sca eh, scattare purtroppo la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Ma c'è poco da nascondere, ma credo che la realtà e la verità sia sotto gli occhi di tutti. C'è stato un problema oggettivo che riguardava il campo sportivo. Ricordo a tutti che siamo stati costretti a giocare la Coppa Italia allicata, poi siamo stati costretti a giocare la partita con Gladiator a Leonforte in campo neutro e questo è stato sicuramente Credo il motivo fondamentale per cui il nostro presidente, l'ingegnere Tuccio, abbia in un certo qual modo eh, preso questa drastica decisione, perché siccome il presidente ha ben chiaro che cosa vuol dire fare calcio e fare calcio in una certa maniera, il nostro presidente... A, mh, aveva la necessità di avere un campo proprio, un campo dove poter eh, giocare in maniera degna, uno stadio degno di tal nome dove le famiglie potessero venire a passare la domenica e a divertirsi con noi. Questo purtroppo. Non mi, non mi addentro nei problemi tecnici perché non sono assolutamente di mia competenza. Per un motivo o per l'altro eh, non c'è stato possibile. Eh, il campionato è finito ad aprile, eh, il presidente del GEL ha vinto il campionato ad aprile, quindi aveva chiaramente la speranza di poter avere il campo subito a disposizione. Così non è stato. E per cui a un certo momento, quando ci si è resi conto che si andava per le lunghe, che questa problematica dello stadio per via della diatriba con la limonta, per via della gara d'appalto che doveva espletarsi e quindi le problematiche che potevano derivare dalla gara d'appalto, ha fatto in un certo qual modo perdere la pazienza al presidente. Il quale percepiva un problema oggettivo che poteva protrarsi per lungo tempo. Io credo, credo che questa sua sfuriata sia servita a qualcosa. Io credo che l'accelerazione della tempistica relativamente alla gara e ai lavori, penso e sono certo che è stata anche frutto di questa sua eh, questa sua presa di posizione, che vi assicuro non è stata una presa di posizione così tanto per, ma effettivamente come tutti sapete abbiamo vissuto una settimana dieci giorni dove il Gela, il Gela non c'era più. Non c'era più. Dove fermarci un attimo con la linea regia perché tu sai che noi viviamo solo di pubblicità, Assoluta. come il Gela vive solo di sponsor eh? e del contributo eh, che arriva da parte dei tifosi esatto, che vanno allo stadio. Esatto. Non ti è mai capitato, è chiaro, di annunciare la pubblicità? No. Giusto? No. Oggi hai questa occasione unica, quella eh. la tua telecamera. Eh, signori telespettatori, un attimo di bontà perché va in onda lo spot pubblicitario. Siamo ritornati, dove ho dato la linea alla regia che oggi è stata annunciata magistralmente dal nostro ospite Grazie. Giovanni Martello, direttore sportivo del Città di Gela. Quest'anno è Città sì. di Gela, eh? non più gela calcio. Però rimane gela calcio, dai. Tanto non ci siete nessuno, non lo possiamo dire, è gela calcio. E per dovizia di particolari, anzi per essere proprio Pignoli, il presidente del gela calcio è Francesco Tuccio. Angelo Tuccio è il patron. Giusto? Ok, però per Presaglio. essere precisi. Ok, il nostro ospite è nato a Enna l'8 luglio del 2019. 1969, 47 anni, ti posso dire una cosa che ne dimostra? molti di più. <ride> Purtroppo i capelli bianchi, ma nell'animo, sono abbastanza. Vabbè, ci ma mancherebbe. E allora il nostro ospite è residente a Calascibetta, dunque in provincia di Enna. Coniugato e eh, ha due figli di 8-6 e 6 anni: la moglie Gaetana, è direttore di un centro commerciale dell'ennese. Le figlie Martina, 8 anni, frequenta la quarta elementare. Matilde, 6 anni, frequenta la seconda elementare. In una eh, famiglia in cui sono presenti ed è pregnante la figura femminile è l'unico maschio, se tu si deve parlare di calcio con la tua presenza? assolutamente non si parla no. di calcio anzi, no, si parla nella giusta misura purtroppo, dico purtroppo ho coinvolto la famiglia M mio malgrado sono le vicende le mie vicende calcistiche eh, sono non dico alla base di tutti gli argomenti però hanno un, un, giusto, un giusto ruolo sia le mie bimbe sia mia moglie mi seguono e sono particolarmente attente que quest'anno alle vicende del Gela Calcio. Ecco, ma quando hai saputo che saresti stato il direttore sportivo della città di Gela, i tuoi cosa hanno detto? La tua famiglia, tua moglie, anche le tue bambine? Ma no, mia moglie è sicuramente molto contenta perché sa la passione che io metto nel, nell'espletamento nell delle mie funzioni, e sa benissimo la realtà di Gela che è una realtà molto importante, si è documentata, ha saputo della, della persona che è il presidente e quindi è stata molto contenta che finalmente possa avere una squadra importante per cui lavorare Ma quando arrivi a casa purtroppo il Gio la perde come è accaduto qualche settimana fa in casa con il Gio Virtus che fa? Arrivi a casa, era non parli con nessuno Purtroppo sì, sì, sì non, non, riesco, non riesco a nascondere l'amarezza, assolutamente no però poi ci pensano le mie figlie a ravvivare la serata tu sei stato direttore sportivo negli anni dell'Enna, dell'Acregas, della Sangataldesa, della Ribera, della Siracusa, della Leonfortese e della città di Scordia. Chi ti ha lasciato come squadra qualcosa che poi hai porti avanti sempre anche nel progetto Giala Calcio? Ma non c'è dubbio che ognuna delle squadre dove sono stato mi ha lasciato qualcosa, però per il blasone, per l'importanza delle piazze, sicuramente lavorare ad Agrigento con l'Acragas e a Siracusa... È stata una scuola formativa non indifferente perché anche lì sono piazze dove si vive di calcio, dove il calcio è ben presente nel tessuto sociale, dove i media sono molto presenti. E quindi questo sicuramente mi ha dato una mano d'aiuto nel percorso di crescita che ognuno di noi deve fare assolutamente. Acragas e a Siracusa sono due tappe importanti in questo percorso formativo. A quei giocatori che sono andati via quando c'è stata questa tempesta, questa bucasca sì. che ha coinvolto il gela. Cosa vuoi dire? Beh, posso solo augurare a loro un sincero in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Mi auguro che a fine anno li potrò chiamare dicendogli. Avete visto che avete sbagliato a cambiare. Però rispettiamo le decisioni dei ragazzi. Sono certo che si morderanno le mani. Però è pur vero che tu dicesti anche a noi che se il Gela non si fosse iscritto in campionato, tu avresti chiuso con il calcio. Assolutamente sì, e lo riconfermo ora, perché ma non lo dico per piaggeria, credo che Gela sia una piazza molto ambita, sia una piazza importante per via del fatto che Gela credo sia la quinta città, era, era la, la, insomma, la sesta città siciliana, ha un blasone, ha un trascorso, ha una tifoseria e devo dire ha una società che è una società seria. E quindi per me avere toccato il cielo con una mano, essere in una società così importante dove potermi misurare, lavorare, e sfumare il mio sogno nel cassetto così in un battibaleno sicuramente, sicuramente mi avrebbe precluso la possibilità di lavorare con stimoli in altre società. Io credo che in questo momento, nel panorama del calcio dilettantistico siciliano, è molto difficile trovare una piazza come Gela riconoscendo all'attuale tecnico Pietro Infantino una signorilità unica però ti chiedo per quale motivo è andato via Bruccoleri in tutta sincerità no io mh, non, non posso assolutamente le vicende interne nostre societarie non, non posso non mi va e deontologicamente non è corretto spiattellare i 4 venti le motivazioni per cui Toto Bruculeri, a cui sono legato da profonda amicizia, eh, non è più stato il tecnico del Città di Gela. Sono state tutta una serie di concause che purtroppo hanno fatto sì che il percorso non poteva continuare insieme. Ma vi sentite tuttora? È da un po' che non lo sento. Mm. Vabbè, avrà la possibilità solo Burcolare che è un nostro amico di vederti in tv. Eh? Me lo auguro e lo saluto in maniera molto ma molto affettuosa. E poi perché la scelta è ricaduta proprio su Pietro Infantino? Ma perché, a mio giudizio, mh, è un tecnico preparato, è un galantuomo, è uno che riesce a, a trasmettere alla squadra eh, serenità, ma non, allo stesso tempo. In maniera chiara i propri concetti di gioco e la propria filosofia di vita. Gianni, ma in tutta sincerità, se il gela alla fine del torneo di andata, del giorno di andata, dovesse trovarsi così come noi ci curiamo in piena zona playoff, interverrete sul mercato di gennaio? Ma non c'è dubbio, la società assolutamente è... vorrebbe. Ah, il caffè? caffè. caffè. Grazie. Grazie. grazie, 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 grazie. Dicevo assolutamente sì. L'idea iniziale di base della società è quella, come dicevo, di fare bene. Noi stiamo, abbiamo un progetto che il Presidente ha spiegato in più, a più riprese, che è quella di andare nei professionisti in un paio d'anni. E per fare ciò bisogna, a nostro giudizio, partire da, dalla base, dalle fondamenta. Quindi abbiamo costruito una squadra giovane, una squadra di prospettiva che ci possa dare nel corso degli anni un percorso di crescita per arrivare come si deve nei professionisti. Ma è chiaro, lo abbiamo sempre detto, l'ha sempre detto la società, che eh, fare un campionato importante... Eh, lo, lo si fa cammin facendo e, se cammin facendo, capisce la società le potenzialità di questa squadra. E a dicembre si arriva in una posizione tale che ci possa permettere di anticipare i tempi. Per, la, per tentare di andare in Lega Pro, ma assolutamente la società assolutamente non si tirerà indietro nella maniera più assoluta. Ma in tutta sincerità è meglio fare il direttore sportivo, attuale carica che ricopri, o il portiere? Perché tu sei nato come portiere? Assolutamente sì. E mi piacciono i ruoli di responsabilità, non sfuggo dalle responsabilità. Ma quanti gol hai subito? Parecchi, però essere il direttore sportivo di una società è sicuramente molto, ma molto più impegnativo e oneroso e ci sono delle responsabilità maggiori che soltanto e esclusivamente calcare il rettangolo di gioco. Ecco, portiere in quale squadre? Bah, ho giocato parecchi anni a Enna, poi sono stato alla Nissa, poi sono stato alla Leonfortese, oggi ho vagato un po' nei campionati minori tra eccellenza, promozione e serie D. Hai conosciuto tanti giocatori, non soltanto nella carriera calcistica, ma anche in quella soprattutto di direttore sportivo. Chi ti ha colpito di più e per quale motivo? Bah, sono parecchi i giocatori, mi ha... chi mi ha colpito effettivamente è stato tempi che io ero nell'Enna, Giovanni Pisano, un centravanti di, di grande, grande, grande qualità, che poi dopo Enna ha giocato nella Salernitana, nel genoa in Serie B, in Serie A, e già sin da quando era Enna dimostrava che era una spanna superiore agli altri. Ma ci sono stati anche giocatori che avevano conosciuto sopravvalutati perché invece poi hanno reso... Ma Bumba. sì, ci sono, c'è sempre chi magari è pompato dalla stampa, eh, dai procuratori e poi in realtà nella realtà vale meno di quanto si pensa. Ma quando tu chiami qualcuno dei giocatori e dici guarda vuoi dire a Gela la prima domanda che ti fanno qual è? Da questo punto di vista quest'anno il, il lavoro mi è molto stato agevolato perché... Grazie, dobbiamo essere sinceri e onesti all'ingegnere Tuccio. Gela nel panorama calcistico italiano ha una rilevanza e un rispetto massimo. Dal, dal nord al sud quello che è riuscito a fare l'ingegnere Tuccio negli anni del professionismo. È riconosciuto sia dal punto sia dai giocatori, ma sia anche dai dirigenti, sia anche dai vertici della Lega. E quindi questo sicuramente mi ha agevolato perché con qualsiasi con chiunque giocatore io abbia parlato, lui ha potuto informarsi nel breve giro di qualche oretta ha capito subito della realtà e della serietà che è il Gela Calcio, il città di Gela. Quindi sono stato sicuramente agevolato da questo punto di vista. Ma perché hai scelto di fare proprio il direttore sportivo? Avresti potuto fare altro nella vita, anche perché ti sei iscritto all'università alla facoltà di giurisprudenza a Catania, però poi hai lasciato perdere. Perché il calcio è la mia vita, la mia passione e fin da subito ho capito che era un ruolo che mi si addiceva. Poi Chiaramente i risultati e le, le valutazioni sul mio operato, eh, ognuno, ognuno fa le sue valutazioni. Io posso dire che, eh, secondo me, è un ruolo che mi si addice per l'equilibrio, per la serenità che riesco a dare. È un motivo di cui mi vanto e che sono una persona onesta. Che in questo campo è difficile trovare. E allora, in tutta onestà, adesso devo dirti che dobbiamo fermarci per la pubblicità. Fa anche prima. Bevi ah. il caffè, lo bevi insieme e l'allergia in per la pubblicità. Siamo ritornati con 10 domande 10, ancora una volta grazie al nostro ospite per aver accettato l'invito. Eh? Grazie a voi. Il caffè era buono, no? Ottimo. Perfetto. Il nostro ospite diciamo pocanzi ha conseguito il diploma presso il Liceo Classico Napoleone Croianni di Enna, successivamente si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza di Catania dove ha effettuato con esito positivo 11 esami e poi ha deciso di lasciare perdere. Per quale motivo? Un grande rammarico, un grande rammarico perché sicuramente avrei potuto continuare. E credo che avere un titolo di laurea è sempre una cosa molto importante. Ma ho iniziato a lavorare e quindi, mio malgrado, ho dovuto abbandonare. Però con grande rammarico perché avrei potuto conciliare entrambe le cose. Pazienza. È andata così. È andata così. Però le tue figlie devono iscriversi una... Assolutamente sì. No, Assolutamente. Volente o volentieri? Assolutamente. Come hai conosciuto Gaetana? Ma lei frequentava il liceo, il liceo scientifico e il liceo classico, matricole, <ride> compagni in comune e ci siamo conosciuti così. Ed è stato amore a prima vista? Assolutamente sì. Ma da parte tua o da parte sua? Da parte mia. Ah sì? <ride> sì, sì. E come è stato il primo approccio? Cosa le hai regalato? Come gli hai fatto capire che eri innamorato di lei? L'ho invitata per una gita a mare. Ah, sì? sì. lei ha accettato, e quindi ho capito: ho capito che poteva, poteva essere una cosa che poteva andare avanti. E quando vi siete conosciuti? nel 90-91. Eh, non sei molto sicuro su questo? Eh? No, dei no, eh, eh, di Però, mi se cogli ti chiedessi la data, data di nascita di un giocatore, sono sicuro che mi risponderesti esattamente? Assolutamente <ride> sì. Vero? Vero. E poi, dopo quanto tempo vi siete sposati? Dopo dieci anni di fidanzamento, mm. sì Bene. Ci bene. abbiamo pensato con calma, periodi positivi e negativi, come è giusto che sia. Certo. Poi abbiamo ponderato. Dopo dieci anni, abbiamo pensato che potevamo vivere insieme. Bene. Qualche volta l'hai portato allo stadio? No, mai. No? no? In tutte le esperienze? Mai. Ma come mai? Ma perché io preferisco non avere altri, altri pensieri la domenica. Beh, Potrebbe per... essere un divertimento per lei vedere una partita allo stadio, no? anche con le bambine Ma siccome sa come io tengo eh, al sì. mio lavoro... Eh. Eh... E tu quella domenica non vai al campo. Okay? <ride> no, non posso, non posso. Ti dico un aneddoto. Sì. La, il, eh, quando è nata mia figlia, la mia prima Martina... Io ero eh, in trasferta a Marsala con la squadra. Sì. Eh, mia moglie era lì lì per partorire. Io sono andato in ritiro con la squadra, con l'Enna a Marsala. Ho fatto la partita e mia figlia è nata la notte. Io sono ritornato verso mezzanotte a Enna ed è nata dopo poche, poche ore. Beh, Quindi capisci come tengo molto al mio lavoro. Beh, ma tu stai 24 ore su 24 al telefono? Diciamo che pa passo parecchio tempo sì, al ehm? telefono. Sì. Ma sono delle chiacchierate lunghe oppure sono tante chiacchierate con tanti utenti? No, onestamente, non, a parte le chiacchierate con il mio presidente, poi le altre cerco di evitare di dilungarmi anche perché amo parlare, guardare nel viso gli interlocutori mm. quando devo parlare di cose serie. Ma chi è Angelo Tuccio? Noi lo conosciamo, sì. ma chi è Angelo Tuccio per Gianni Martello? Ma eh, sicuramente un galantuomo, sicuramente un galantuomo. Sicuramente, una persona che eh, capisce di calcio, che ha dato dimostrazioni, eh, credo nell'ambito suo lavorativo, ma a maggior ragione nel campo che mi interessa, calcistico, grande serietà. È un passionale, e molte volte, magari si lascia tra trasportare dalle emotività, però. È una persona per noi molto importante e sta dimostrando veramente grande attaccamento alla, alla squadra e grande amore verso la città. Tornando alla partita con Luigi Virtus di qualche settimana addietro al, al Vincenzo Presti, cosa avresti dato per vincerla questa partita, quella partita? Ma sicuramente tanto, eh, al di là del risultato, siamo ancora alla sesta giornata di campionato. La partita con l'IGEA è la sesta di campionato. Quindi, una sconvitta ci può stare, non pregiudica assolutamente il nostro cammino. Anzi, credo che lo rafforzi da quello che abbiamo dimostrato. Però per la gente, per il pubblico, per come ci ha seguito, per come ci ha incitato. E per l'applauso finale quando siamo usciti dallo stadio, questo è sicuramente un grande, grande rammarico e avrei dato tanto per far felici Tifosi. È stata una bella istantanea, una bella foto da divulgare. proprio l'applauso Assolutamente, è, eh? faccio i miei complimenti al pubblico di Gela: ha dimostrato grande attaccamento alla squadra e grande maturità. Non è, da non è facile nei campi. In campi così importanti, dopo una sconfitta in una partita importante, uscire tra gli applausi. Veramente un grande, grande eh, un applauso e ringraziamento al pubblico di Gelo. Uscendo fuori dagli ambiti direttamente locali, ci trasferiamo in Serie A. Quale squadra segui con particolare attenzione? Domanda più diretta, di chi sei tifoso? Non sono tifoso di nessuna squadra, no? Assolutamente no. Ma qual è la squadra che invece ti piace seguire qualche volta? Per me il modello principe è la Juventus, ma, ma non sono un tifoso Juventino per come eh, gestisce, per come è gestita la società, per quello che fa, per la serietà, credo che la Juventus sia un modello da seguire, assolutamente. ma non sono tifoso assolutamente di nessuna squadra, amo il calcio e amo le squadre siciliane. Giovanni, ma se tu fossi stato, te lo auguriamo, il direttore sportivo del Napoli, come avresti, mh, cosa avresti pensato del trasferimento di Goein alla Juventus? Avresti costretto, tra virgolette, Goein a rimanere a Napoli? Ma io credo che eh, se fossi stato il direttore sportivo del Napoli, cosa peraltro impossibile. Te lo auguriamo. Ma io, l'altra fila è troppo lunga. Non mettiamo limiti alla provvidenza. Sicuramente avrei cercato di parlare con i ma eh, è chiaro che un, non si può trattenere un giocatore che non vuole restare. Io nel mio piccolo lo faccio, quindi a maggior ragione il direttore de, del Napoli non può trattenere un giocatore che non vuole stare in una squadra. Dall'altro canto credo che il Napoli, poi il direttore deve fare gli interessi della società. E credo che il Napoli ne abbia tratto economicamente giovamento importante. 97 milioni di euro, credo, eh, credo, che non sono bruscolini. Esatto. Tu dicevi che anzi, non sei tifoso di alcuna squadra in Serie A e eh, sottolineiamo pure che non hai nessun hobby in particolare: no. non... il calcio, vivo di calcio. Pane, calcio: pane e calcio. Pane e calcio. Sono, mm. sono un stacanovista. Infatti in famiglia i miei genitori me lo rimproverano, che non penso altro che al calcio. Sì. N non seguo altri sport, non mi appassiona ad altro che non il calcio. E invece il colore preferito è il verde, per quale motivo? A mi dà serenità. Sì. Sì, il verde mi dà un senso di serenità, di tranquillità. E invece il cantante preferito so che è Giovanotti, eh? Assolutamente. Beh, sì. Tu pensi positivo come Giovanotti, sempre, eh? Sempre bisogna pensare positivo, mm. bisogna sorridere mm. alla vita. Gente allegra, Dio l'aiuta, questo è il mio motto. Eh, e qual è il brano più bello che hai dedicato a tua moglie? Bella. Sì? sì. E lei è rimasta contenta del brano di Assolutamente vita? sì. Ci mancherebbe, altro. Ci mancherebbe sì. altro. Io so che tu voti centrosinistra. Ah bene, andiamo, proprio eh, anche sull'intimo. Perfetto, perfetto. per quale motivo? Ma credo per i principi che mi hanno dato i miei genitori e per la mia filosofia di vita, credo che sia. La forza politica che più sia innovativa, riforme, riformista, che tuteli l'ambiente, che abbia a cuore le sorti dei lavoratori. Preciso, non questo centrosinistra. Ecco, sto per assolutamente, dirlo non questo, cent questo centrosinistra, assolutamente non mi identifichi in questo centro-sinistra, Litigioso, eh? No, ma piuttosto che litigioso mi sembra una fotocopia sbiadita del vecchio Berlusconismo. Mm. Credo, questo è il mio proprio punto di vista, personalissimo. Sì, che voto dovesse allora a Renzi, al Premier? Ma, non sono nessuno per poter dare voti al primo ministro. E minuto. allora faccio un'altra cosa: faccio un'altra domanda no. più diretta. In termini calcisti, potrebbe piazzarsi in piena zona playoff Renzi? Assolutamente no. Mi no. no, no. o rischi play out? Ma credo che rischi play, rischi play out, e il 4 dicembre se ne renderà conto. Con il referendum, lì non possiamo entrare nel merito perché siamo in par condicio. Eh? Vabbè. Vabbè. Tornando invece all'aspetto calcistico, qual è la squadra più forte in questo campionato di Serie D? Sì. Io credo che ci siano, c'è un lotto di squadre organico alla mano che siano superiori alle altre, e mi riferisco alla Leonsio, mi riferisco alla Turris, mi riferisco alla Cavese, alla Frattese, al Gladiator. Queste, a mio giudizio, sono le squadre organici alla mano, credo che siano superiori alle altre. Poi è chiaro che il campo ci dirà se è effettivamente così, non so, nel proseguo del campionato. Io credo che alla lunga i valori emergeranno e credo che queste cinque squadre siano le più attrezzate per il salto di categoria. Il calcio scommesse è una cancrena per il calcio? Ma certo, il calcio scommesse è certo che è una cancrena. Io a mio giudizio, a mio modesto giudizio, una, una problematica, una criticità che i vertici della Lega debbano affrontare in maniera seria sia quella delle scommesse, perché quotare anche le partite di serie D eh, facendo sì che si possa scommettere su queste partite, questa è una problematica molto importante ed è una di quelle criticità che deve essere affrontata in maniera seria, perché quando ci sono troppi soldi in giro eh, è sintomo e indice di criminalità, di calcio scommesse. Eh, se pensiamo che eh, il calcio scommesse è arrivato in Serie B, in Lega Pro, capite bene che in, in Serie D, dove non ci sono i controlli,. Come nelle serie professionistiche, questo è veramente devastante. E quindi credo che il, il fatto che eh, si possa scommettere anche sulla serie D, questo è sicuramente devastante, molto ma molto pericoloso per il calcio dilettante. Ecco, scusami Giovanni, ma non è paradossale? Che la nazionale italiana di calcio, allenata adesso dal commissario tecnico Ventura, abbia come sponsor un'agenzia di scommesse? Sì, però lì parliamo di altissimi livelli e per cui non mi addentrerei, non, non, non credo questo sia un problema fondamentale. Perdonami, se, se io voglio allontanare un ragazzo dal, dallo spaccio e dall'uso di droga, è chiaro che non lo metto con un tossicodipendente, no? Sì, però sappiamo bene che purtroppo il dio denaro comanda il calcio e quindi non... lì credo che si possa fare poco. Mentre credo che il limitare o vietare assolutamente le scommesse sul calcio dilettantistico, questa credo sia una... Una cosa da fare, una cosa che i vertici della Lega dovrebbero attenzionare quanto prima possibile, prima che sia troppo tardi. Ecco, tornando alle corazzate di questo campionato però Vocanzi hai elencato una serie di squadre, ma non hai inserito Ligia Virtus. Ma io parlo di organici alla mano. A mio giudizio Ligia Virtus non ha costruito un organico tale Grazie. da poter ambire Grazie. alla vittoria del campionato. Poi però ho detto che sarà il campo, il campo in questo momento dice che Ligia Virtus è prima in classifica e quindi però ripeto alla lunga credo che i valori verranno fuori, credo che Ligia Virtus pur reputandola un'ottima squadra non abbia le qualità per poter arrivare fino in fondo, non abbia un organico per poter arrivare fino in fondo, poi però ci sono sempre le sorprese. L'anno scorso il Crotone è arrivato in Serie A eh, e quindi può anche darsi che ci sia una sorpresa quest'anno. A proposito di Serie A, secondo te lo rivincerà di nuovo la Juventus, lo scudetto? Penso di sì. E in Champions? Eh, sono domande impegnative perché <ride> la Champions credo che per l'organico per che la Juventus ha prontato può competere anche per vincere la Champions. E invece tornando invece all'Agregas, che è stato proprio il sì. tuo trampolino di lancio che adesso milita in Lega Pro. Dove può arrivare quest'anno la formazione? Ma sta facendo benissimo, sta, sta disputando un campionato oltre le più rose aspettative. Sono partiti, l'ambizione la, della società è quella di mantenere la categoria con un budget chiaramente non ai livelli di Lecce, di Foggia, di Matera, di altre squadre. Io credo che possa assolutamente pensare, possa raggiungere l'obiettivo di mantenere la categoria. Che credo sia una cosa molto importante per tutto il circuito calcistico siciliano. In Lega Capo Milita anche il Catania di Pino Rigoli che tu conosci. Partendo con, un, con una zavorra di meno 7, non si preclude già un campionato? per. Ma credo proprio di no. Dalle dichiarazioni anche del direttore Lo Monaco, l'ambizione è quella di arrivare tra i playoff e il Catania. Ha un organico importante Può assolutamente ambire ai playoff E invece il Palermo rimarrà secondo Denzilea Potrebbe farcela quest'anno? Ma secondo me sì, credo si sia invertita la tendenza, si, si è partiti con parecchio pessimismo, ora col cambio del tecnico, credo che si stia incanalando verso liti più, più tranquilli. Però il calcio è strano: l'anno scorso il Trapani per poco non arrivava in Serie A, quest'anno lo vediamo proprio nei bassi fondi della Serie B. Che può succedere nell'arco di pochi mesi? ma lì è un fattore credo mentale perché la squadra tutto sommato è la stessa, l'allenatore è lo stesso, la società è una società splendida, sana. Purtroppo credo che ancora sia rimasta nella testa dei giocatori la finale col Pescara. Però il campionato di Serie B è un campionato lunghissimo, un campionato che sta iniziando ora e... Trapani ha tutte le qualità e possibilità per risalire la China e fare un campionato dignitoso. Qual è il tuo incubo ricorrente? Se hai un incubo ricorrente? No, veramente non no. no, no. Eh, speriamo che non... No, ce no, no, ho nessun eh. incubo. Allora, il tuo sogno ricorrente qual è? Ma attuale, il mio sogno attuale è arrivare tra i professionisti. Ma mi sembra di calcio, anche dei sogni? No, 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 solo di calcio, parliamo <ride> di calcio. Il mio sogno è quello, beh, chiaramente se parliamo della vita è di avere serenità, sì, certo. tranquillità e salute, ma nel calcio è di arrivare in Lega Pro con il gelato. Con il gelato, dai, ci sono queste le condizioni. Eh? Ce la metteremo tu, io sono molto fiducioso per quanto espresso dalla squadra, per come vedo la squadra, per la società che ci sorregge. Io penso che possiamo disputare un campionato importante e chissà se la fortuna ci aiuta e se ci ritroviamo, se ci manteniamo nelle zone alte della classifica. Cercheremo con tutti i modi di regalare questa gioia alla società, in primis perché lo merita, e poi al pubblico. Se tu fossi un animale, che animale saresti? Un cane. Eh, per quale motivo? Fedele. 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 Sì. E invece in quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere? Nel mm. risorgimento. Eh sì, per quale motivo? Beh, credo che sia un periodo dove... Gli uomini veri sono venuti, sono, sono venuti fuori. Si è, si è costruita l'Italia. E quindi mi sarebbe piaciuto dare un contributo. E invece, è il regalo più bello che hai ricevuto, qual è stato? Materiale, eh? Il regalo più bello un orologio da parte di sì. mia moglie Beh, lo indossi, tuttora? No, no, purtroppo, eh, eh. purtroppo no. Purtroppo, no, Beh, purtroppo bene, no. no, purtroppo no. E invece il regalo che ti hanno fatto, che è riposto nel dimenticatore perché non ti è piaciuto. Perché succede certe volte che ti regalano qualcosa che non ti piace e alla fine, ok, lo accetti, però non lo indossi, non lo metti mai, non lo fai vedere a nessuno. Cioè, stiamo andando proprio sul successo. Certo, certo, certo. Ma un regalo fuorilista fuori quando mi sposato assolutamente imbarazzante un piatto da appendere una cosa <ride> indroponibile però quando te l'hanno regalato cosa hai detto bello ah, bellissimo grazie gentilissimo. non vedevo l'ora Assolutamente. era il mio sogno <ride> giusto e ora che fino ha fatto? Non so mia moglie dove lo ha riposto, non lo so. Lo ha distrutto? No, distruggere no, perché no, no. Sempre è, è un dono. Sì. Ma è penso bello, sistemato e <ride> conservato in qualche scaffale dove solo mia moglie sa mettere le mani. La mattina, la sveglia che ora suona? Sei un quarto, sei trenta. E ti alza quell'ora? Sempre, ogni mattina. Sì. Anche quando torno dalle trasferte alle quattro di mattina. Sì. Dolce, una bella doccia, caffè, compagno alle bimbe a scuola mm, Va bene, ok è arrivato anche l'aperitivo, ci fermiamo, lì nella per la pubblicità Abbiamo gli ultimi tre minuti in compagnia del nostro ospite, Gianni Martello, vi ricordo direttore sportivo del città di Gela. Ne approfitto per ringraziare ancora una volta il nostro ospite per aver accettato il nostro invito e auguriamo al Gela, al città di Gela, le migliori fortune. Come le auguriamo a tutte le squadre della città, non soltanto calcistiche ma anche di altri sport, anche perché poi quando si raggiungono obiettivi, gli obiettivi li raggiunge la città. Questo non bisogna sottolinearlo. Gianni, più montagna o mare? Montagna. Per quale motivo? Odio il caldo sì. e soffro parecchio. Ma a Gela gel. c'è caldo? Soffro, eh. soffro, ho sofferto quest'estate in maniera mm. devastante, anche perché sudo parecchio, quindi montagna tutta la vita. E lo simono a Gela, eh? a Gela che c'è caldo, giusto? Eh, sì, Dovrebbe a Gela qualcuno gelarsi, invece <ride> non è così, eh? Assolutamente, proprio c'è un caldo bestiale. Invece che autoguidi ho un Audi del 2003, eh. un Audi A3 perfettamente funzionante che ha alle spalle 5, 6, 7 campionati e quindi ha girovagato parecchio ti ha portato fortuna eh? diciamo che, diciamo che sono molto contento della mia modesta carriera ma il tuo sogno nel cassetto qual è? Calcistico? no, nella... personale. Calcistico, già l'abbiamo detto, ti piacerebbe arrivare con il Gela, con il Città di Gela, il Lega Pro? No, il, mio sogno, il mio sogno nel cassetto è quello di vedere la mia famiglia serena, le mie figlie crescere in maniera per bene, senza particolari problematiche e ai miei genitori e alla mia famiglia una vecchiaia serena favorevole alla realizzazione del ponte sullo stretto io credo che sia un'opera da fare credo che sia assolutamente un'opera da fare che dia dei benefici a, alla nostra sicilia anche se è chiaro che sembra retorica, però avere la rete autostradale, la rete ferroviaria nelle condizioni in cui l'abbiamo, mi fa pensare che prima venga, vengano altre priorità. Però penso che il ponte sia un'opera da fare assolutamente per migliorare il, nostro, il tenore di vita della Sicilia. Ultima domanda, ultima. Oggi tante domande. Eh? Bellissimo. Eh invece cosa ti ha colpito la prima volta che sei arrivato a gela mm, mi ha colpito onestamente vedere arrivare a gela e vedere gli impianti petroliferi spenti mm. perché vuoi o non vuoi era una caratteristica e credo che abbia dato sia stata un volano dell'economia molto importante e io da piccolo sempre durante gli anni sono venuto qui a Gela, sono passato da Gela e quella era un'immagine, eh, l'immagine che io avevo di Gela. Rivenire a Gela, passare da là, vedere gli impianti spenti e non più utilizzati come credo, mi ha colpito. Devo essere sincero: mi ha colpito anche perché mi fa pensare alle tante famiglie senza lavoro, alle tante imprese che soffrono e che non possono più attingere a quell'indotto va bene se oggi dovessi mandare una cartolina a Gela ai tuoi amici cosa scriveresti? Eh, saluti da gente per bene lavoratrice e gente che ama la città di Gela e ci vediamo in lega pro. Assolutamente sì. Va bene, grazie Gianni Martello. Grazie a voi e un saluto a tutti i tifosi di Gelese. Grazie a Gianni Martello, direttore sportivo della città di Gela ne abbiamo concluso, ci rivedremo lunedì prossimo alle 21 e una replica alla mezzanotte e la domenica alle 18. Ne approfitto per ricordarvi anche i nostri siti internet tg10.it del profilo Facebook 10 Domande 10. Saluto e ringrazio Antonio Burgio, Samuele e Eugenio Renna. Grazie e arrivederci.